Allora, domanda relativa alla sostituzione delle sequenze con un pad elettronico durante il live. Un ragazzo che è venuto a vedere un concerto che ho fatto tempo fa con Patti Pravo mi ha chiesto: puoi spiegare come hai fatto il pattern del brano E dimmi che non vuoi morire, che è un brano famosissimo, storico di Patti Pravo, in sostituzione alla sequenza? Perché in questo concerto gli ho spiegato nella nostra chat che non abbiamo utilizzato le sequenze. Quindi adesso ti faccio vedere un pezzettino di live all'interno del quale eseguo il pattern di E dimmi che non vuoi morire senza sequenze, dove praticamente eseguo l'effetto che fanno le congas e il rimshot con l'SPDS. E ti lascio in descrizione anche lo spartito che ho realizzato per appunto far vedere meglio ritmicamente come hai eseguito con la mano sinistra questo pattern sull'SPDS, mentre con mano destra e i due piedi eseguo il ritmo di accompagnamento proprio della canzone. Buon divertimento e ricordati che in descrizione hai lo spartito che ho appunto trascritto di questa esecuzione. Spero che ti sia stato utile questo video per capire che questo tipo di pad elettronici sono molto comodi per sostituire a volte dei suoni che devi eseguire dal vivo, senza sequenze, e con i quali quindi puoi realizzare degli effetti che altrimenti non potresti realizzare in altro modo, ok? Se hai altre domande sull'argomento, scrivile pure nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!